Buongiorno da Piercaro Lava. Più di una volta ho scritto in merito a una situazione di degrado con cittadini civili che abbandonano rifiuti e danneggiano l'immagine della città, e tra l'altro non sono il solo a averlo scritto, come si può vedere anche qui abbiamo una situazione evidente. Ecco, sono con Fabio Boldrin, sentinella ambientale dell'associazione Lanciamo Alessandria. Ciao Fabio, mi puoi dire, ecco, cosa sono e cosa fanno le sentinelle ambientali? Siamo un gruppo di volontari di Rilanciamo Alessandria, siamo circa una trentina, e principalmente vogliamo migliorare il decoro della nostra città, quindi facciamo delle segnalazioni in città e anche nei sobborghi dei rifiuti che notiamo in giro abbandonati, e poi li segnaliamo agli ispettori ambientali di Alessandria. Ecco, diciamo subito che fate questa attività in modo assolutamente volontario. Assolutamente volontario, infatti ripeto, siamo circa una trentina e così girando per la città a piedi, mentre si va al lavoro, mentre si fa una passeggiata in bicicletta, se notiamo dei rifiuti abbandonati li segnaliamo e poi vengono rimossi dall'azienda dell'AMIU. Ecco, certo. Allora, quali sono le strade e le tipologie di rifiuti che vengono più abbandonati più frequentemente? Ultimamente si stanno verificando degli abbandoni di elettrodomestici davvero impressionanti. Ecco, come vediamo qui da questa immagine, qui in via Galimberti dove ci troviamo, abbiamo due frigoriferi e naturalmente una situazione di pulizia che lascia a desiderare. Ecco, mi dicevi appunto di questi frigoriferi? La situazione qui in via Galimberti, ormai ironicamente così soprannominata la via del gelo, da dicembre dell'anno scorso a oggi sono stati abbandonati in questa via ben 19 frigoriferi. È un record per questa via, perché non è un record che aspetta solo a questa via, ma anche in tutto il sobborgo e anche in Alessandria. Altre decine e decine di frigoriferi abbandonati, di televisori abbandonati e anche cannibalizzati, perché vengono privati di filo elettrico, di tutto i componenti che sono al loro interno. E pensare che basterebbe fare una telefonata all'AMIU, che i rifiuti ingombranti è un servizio gratuito tra l'altro, quindi, ecco, però a quanto pare è decisamente più comodo per i cittadini civili abbandonarli e creano danni, disagi, eccetera. Ecco, ci puoi dire che cosa a tuo avviso bisognerebbe fare per cercare, non dico di eliminare questa situazione, ma quantomeno di ridurla? Innanzitutto, secondo me, la mia opinione è quella di ridare di nuovo i poteri sanzionatori quanto prima agli ispettori ambientali di Alessandria. E poi, ritornando a noi, anche se qualche altra persona si iscrivesse come sentinella ambientale, avrebbe così piacere di segnalare delle situazioni di degrado e dare una mano a migliorare il decoro della nostra città, non sarebbe poi così male. Questi secondo me sono i motivi che si potrebbe migliorare la città. Certo, diciamo che questo si potrebbe aggiungere che il problema si risolverà definitivamente quando si potrà ritornare al porta a porta, quando ci sarà stata l'acquisizione di AMIU da parte di AMAC con la creazione della multi-utility, quindi indubbiamente la situazione potrà migliorare, perché i cittadini civili, prima che c'era la raccolta dei rifiuti a porta a porta, non abbandonavano come da quando c'è questa situazione. Chi volesse iscriversi, collaborare alle sentinelle ambientali, a Rilanciamo Alessandria, come può fare? Ecco, può mandare, chi volesse avere delle informazioni maggiori e iscriversi, può mandare un'email al nostro indirizzo, che è info-sentinelle@yahoo.com. Perfetto. Ecco, mi pare che oggi avete già programmato un intervento, ci puoi dire dove? Sì, abbiamo un intervento di pulizie dietro al cimitero urbano, in particolare al cimitero degli animali, dove cercheremo di ultimare le pulizie, tagliare l'erba e dare un po' più di decoro anche ai nostri amici a quattro zampe. E i prossimi in programma? Prossimo in programma abbiamo anche la prossima settimana altri interventi in città, in alcune aiuole. Ci puoi dire dove? Vorremmo iniziare qui in via Moccagatta, davanti al supermercato Eurospin, dove c'è un tratto di verde, pratica
lasciato abbandonato così, degradato al massimo. Dove tra l'altro va precisato che l'ultimo intervento l'avevate fatto voi come associazione. A febbraio dell'anno scorso. E sì, l'avevamo documentato e da allora ha resistito per un certo periodo. Anche perché dobbiamo dire che degrado chiama degrado e pulizia e ordine chiamano pulizia e ordine. Bene. Complimenti per il lavoro che svolgi, per il lavoro che svolgete all'associazione Rilanciamo Alessandria, e buon lavoro per oggi e per la prossima settimana. Grazie, buona giornata.